quanto i musei oggi riescono realmente a stare dietro all'innovazione tecnologica e digitale? Poco. Forse alcuni o forse molti neanche si pongono il problema. Ma per continuare a fare il proprio lavoro oggi il museo non può più ignorare l'argomento digitalizzazione, ormai è anche banale dirlo. Eppure siamo ancora molto molto indietro ed esiste ancora un enorme gap fra il nostro patrimonio artistico e culturale e la tecnologia, cosa che potrebbe ridurre notevolmente la distanza fra le istituzioni museali e il pubblico. C'è uno studio molto interessante realizzato dall'organizzazione Melting Pro e dall'ente di ricerca Simbola nell'ambito di Museum Skills Alliance, un programma europeo che cerca di fare chiarezza su quanto le tecnologie possano essere causa di divario fra la formazione e il lavoro. Il risultato di questo studio è condensato in una piccola pubblicazione molto interessante che si chiama Musei del Futuro. Vi metto il link nella descrizione, che è più che altro un report che cerca di capire e di spiegare il ruolo del digitale nel rinnovamento del settore museale, e lo fa intervistando 10 responsabili più o meno famosi di musei italiani. Facciamo però un attimo un passo indietro. Parliamo sempre di digitale, ma in realtà di che cosa stiamo parlando? Quindi chiariamo questo punto. Digitale comprende principalmente due grandi aree di lavoro. Da un lato la vera e propria digitalizzazione del patrimonio, cioè la trasposizione di tutto ciò che possediamo in formato digitale con relativa archiviazione, modalità di fruizione, eccetera eccetera. Dall'altro il coinvolgimento dei pubblici e tutto ciò che serve a comunicare i contenuti e a raccontarli attraverso tutti i canali digitali. Quindi cosa bisogna fare per convincersi a fare questo passo epocale? Bisognerebbe innanzitutto convincersi della necessità di farlo, e non è banale, e poi investire in figure professionali in grado di rivestire dei ruoli che dovrebbero diventare strategici e indispensabili all'interno del team di un museo. Le figure che non dovrebbero mai mancare sono principalmente due: l'online cultural community manager, che è il responsabile della strategia di comunicazione del museo e della gestione delle relazioni con i pubblici online, e poi il digital strategy manager, che è il responsabile della strategia digitale del museo, una figura di raccordo, una sorta di mediatore tecnologico che è capace di costruire un dialogo tra la realtà museale e il mondo tecnologico. Dice una cosa interessante Francesca De Gottardo, la fondatrice di Sveglia Museo. Sveglia Museo è un progetto sperimentale nato per svegliare appunto i musei italiani online, sfruttando il potere del web per creare una sorta di effetto rete. È una cosa che sostengo anch'io da diversi anni e tanto vale per i musei quanto per le aziende culturali. La trasformazione deve riguardare tutti, senza scuse, perché ogni membro dello staff deve essere in grado di svolgere il proprio lavoro anche digitalmente, e in maniera tale che tutto il museo o tutta l'azienda culturale che sia in grado di comunicare in ogni momento a entrambe le community, quella online e quella offline. E quindi se questa capacità non si ha, bisogna assolutamente investire in formazione per essere così dopo allineati a tutti i livelli ed essere sicuri di lavorare tutti con gli stessi criteri e nella stessa direzione, nell'idea di raccontare ogni giorno un pezzettino di sé e della propria attività. Felicori, il direttore della Reggia di Caserta, a proposito del ruolo comunicativo del museo oggi, sostiene che le nuove tecnologie sono sottovalutate perché è sottovalutato il ruolo comunicativo del museo a causa di un'impostazione che abbiamo ereditato di stampo quasi esclusivamente accademico, che ha un po' imbalsamato queste istituzioni tutte concentrate su se stesse, sulla ricerca e sulla conservazione, piuttosto che ogni tanto domandarsi quanto si è capaci di raccontarsi e quanto il pubblico che esce da una visita ha imparato realmente qualcosa. Quante volte vediamo la gente che si aggira tra le sale spaesata perché non capisce quello che sta vedendo? Uno dei problemi principali è sicuramente la mancanza di una direttiva nazionale, e quindi tutto è lasciato un po' all'improvvisazione e all'iniziativa dei direttori più o meno, diciamo, contemporanei. L'errore che molto spesso si fa è quello di pensare che questa cosa del digitale e della comunicazione sia qualcosa da giustapporre alla normale attività che si è sempre fatta. Spesso si sente dire: sì, noi siamo sui social, abbiamo lo stagista che ci mette i post su Facebook,
oppure sì, chiamiamo l'agenzia di comunicazione che ci gestisce i profili social, eccetera, eccetera. Niente di più sbagliato. La cultura digitale deve scorrere nelle vene dell'organizzazione, deve essere parte della mission, deve pervadere tutti i sistemi organizzativi e produttivi, deve essere nell'aria, deve essere ovunque. Non si fa e poi eventualmente si comunica. Si comunica facendo e si fa comunicando. Come non si fa, ad esempio, l'inventario di una collezione e poi lo si digitalizza e poi si pensa come metterlo su una piattaforma online. Lo si fa direttamente digitale e direttamente su una piattaforma che possa renderlo fruibile al pubblico. La cultura digitale deve essere il sistema ed essere quel momento di svolta necessaria verso il futuro dei musei per creare il museo del futuro.